oltre a fare la storia della rivoluzione psichedelica, della diffusione delle droghe psichedeliche, soprattutto dagli anni 40-50 in poi, in questo libro tratto nella seconda parte anche le novità che ci sono, che sono state anticipate negli ultimi anni. Stanno partendo, sono partiti dei programmi sperimentali molto ben finanziati sia negli Stati Uniti che in Inghilterra, in qualche caso anche in Francia e in Germania, che hanno lo scopo definito, che viene chiaramente espresso, di curare quelle che vengono definite da certi psichiatri, da certi psicologi, le mentalità dogmatiche, droghe che dovrebbero servire a migliorare la società, ad ampliare la tolleranza nei confronti di certi comportamenti o nei confronti in generale della vita, oltre a usi terapeutici come la cura dell'alcolismo, che sin dall'inizio dell'uso di droghe psichedeliche come l'LSD, la mescalina e la psilocibina erano conosciute. Quindi quello che possiamo dire è che in questi nostri anni recenti assisteremo, si è assistito e assisteremo ad un ritorno di molte di queste sostanze, anche con delle sintesi diverse, potenziate in alcuni casi, per degli scopi che sono simili a quelli per cui furono usati durante i 60s, diciamo gli anni 60, ma oggi validati da grandi istituzioni scientifiche con lo scopo proprio di migliorare, secondo loro, la società. Le istituzioni che sono interessate a questa diffusione, soprattutto fra i giovani, giovanissimi, gli adolescenti, sono fondazioni legate a università e a facoltà scientifiche di psicologia, neurologia, psicologia sperimentale. Quindi questo nuovo, questa nuova ondata psichedelica arriva con, diciamo così, un bollino scientifico che precedentemente non esisteva.